Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e vi presento il replay di una gara bellissima svolta ieri sera. Siamo già partiti, io contro Fabio Mattia e Fabrizio Ninci, il resto sono della IA. E in questo video voglio raccontarvi un po' le highlight di quello che è successo, perché è veramente una gara straordinaria qui ad Imola con queste Porsche veramente fantastiche. Partito a bomba subito. In pole position cerco di difendermi subito da Fabio, che è veramente fortissimo. Lui, come Mattia, è ovviamente Fabrizio Ninci, chi non lo conosce. Ma questa sera in palla siamo io e Fabio e siamo già scappati. Abbiamo fatto un po' il vuoto, Mattia un po' in difficoltà in questo frangente. Quindi subito l'attacco. Fabio cerca di recuperare assolutamente posizioni e soprattutto gap nei miei confronti qui in salita su questo spettacolare circuito di Imola, con una gara che si fa vedere subito avvincente, con le macchine veramente vicine uno dietro l'altro. Come vedete, io cerco di affondare al massimo, ma Fabio, che è fortissimo, mette subito la pressione, sa che deve contare sul mio errore per cercare di guadagnare la prima posizione. Sono praticamente 8 tornate da fare. Cerchiamo subito di imprimere un ritmo mostruoso qui per cercare appunto di fare il vuoto tra di noi, nella speranza di poterlo, diciamo, lasciare un po' dietro. Cerco subito di dare un ritmo abbastanza impegnativo per Fabio, che comunque riesce a mantenere tranquillamente. Come vedete, non molla assolutamente nulla. Qui alla ripiazza 2 cercherà di fare lo staccatone come al solito. Io cerco di pennellare il più possibile, ma come vedete, subito dietro Fabio a mantenere la posizione, soprattutto il contatto visivo con me. Fabio con, diciamo, la livrea gialla e marrone, io qui davanti con quella Fanatec Podium qui nel lungo rettifilo. La mia paura è che lui possa prendere la scia rapidamente e poter venire sopraggiungere e prendere la prima posizione. Vi lascio comunque in descrizione, ma anche in una scheda, il link alla diciamo sintesi che ha fatto Fabio, bellissima, molto più lunga, molto dettagliata, in modo tale da poter vedere anche la prospettiva di lui che guida. Come vedete, Fabio sempre all'attacco, alla ricerca della massima performance, cerca di mettermi pressione, come dicevo, per cercare di farmi fare qualche errore. Io cerco di rimanere il più concentrato possibile, anche se inizio a sentire le ruote che decadono un pochettino, e soprattutto qui in questo frangente qua devo fare molta attenzione, in cui Fabio è veramente veramente molto molto veloce e riesce a uscire in maniera che io non riesco ad interpretare, non so come fa, è veramente fortissimo. Qui in questa chicane cerco di mangiare i pandori, veramente di saltarci su i panettoni, se preferite, dove perdo stabilità, ma che mi dà la possibilità comunque di poter andare a guadagnare qualcosina nei confronti di Fabio, che comunque non molla assolutamente. Osso duro Fabio, come Mattia e Fabrizio Nici, che sono un po' in difficoltà in questa gara in particolare. Ma sono piloti comunque bravissimi, soprattutto Mattia e Fabio per quanto riguarda la serie Formula, sono veramente fortissimi, e Fabrizio in generale, Ninci lo sappiamo, lui è un campionissimo. Ecco qua Fabio che riesce comunque a guadagnare metri preziosissimi, lo vediamo, perché ho fatto qualche errore. Vediamo qui in questo tornante in salita, dove la interpretiamo in modo un pelino diverso, non un pelino più largo, ma riesce comunque a dar gas più rapidamente rispetto a me, veramente vicinissimo qui. Vediamo Fabio all'attacco, cerca di mettere il massimo della pressione possibile, sa che è un piccolo errore qui gli potrebbe dare il favore per andarsi a prendere la prima posizione. Attenzione alle stelle, vediamo ancora Fabio, staccatone, guardate come va a ridosso, chiude benissimo la curva. E io sono un pelino in difficoltà, impiccato sempre in questo frangente qua. Vediamo ancora Fabio che cerca di farsi vedere negli specchietti il più possibile, sa che qui ci sono due o tre punti importanti dove si possono effettuare dei sorpassi, ma bisogna essere veramente vicini. Io cerco di chiudere, come vedete, al largo qui, alla rivazza, per cercare di chiudere tutte le porte possibili, ma ormai è veramente vicinissimo. Vediamo se andrà a sfruttare la scia. Ancora molto molto vicino, sono uscito comunque abbastanza veloce, mentre iniziamo a intravedere lì un doppiato. Stiamo andando veramente a bomba. Mattia non riesce a mantenere il contatto dietro in terza posizione, ma malgrado la scia, Fabio non riesce ad avvicinarsi tanto per andare in staccata. Vediamo, si fa vedere. Azioni di disturbo di Fabio. Chiudo bene, però. Ancora Fabio sale sui cordoli.
A bomba? Che salto! Vediamo, oh, la regia ci ripropone, oh, slow motion, l'ha avvicinato, guardate come mangia i cordoli Fabio per cercare di venire a mettere la pressione. Guardate quanto è vicino, grande Fabio, senza tocco, in modo molto corretto e sportivo. Queste sono le gare che vogliamo vedere, ma qui quello che ci interessa è il divertimento e questo vi assicuro che è stato ieri divertimento puro, assoluto, e vi invitiamo a venire a raggiungerci. Intanto torniamo qui in gara perché Fabio è veramente attaccatissimo, annusa e respira gli scarichi della mia Porsche. Andiamo qui, attenzione. Vado largo, perdo il retrotreno e Fabio ne approfitta e si prende la prima posizione subito poi all'attacco di quello doppiato e quindi saltiamo praticamente agli ultimi giri. Vi faccio saltare, diciamo, l'azione di recupero che ho fatto perché è abbastanza noiosa, ma ci ha pensato Fabio poi a raccontarla benissimo. E qui, macinando un po' di giri veloci e con l'errore fatto da Fabio che abbiamo appena visto, sono riuscito a rimettermi a ridosso. Manca veramente pochissimo. Ormai sento la possibilità, anche se remota, di poterla andare a recuperare. Anche qui Fabio alza il piedino, fa qualche errore. Vediamo, sono molto vicino. Mancherà probabilmente un altro giro. E Fabio qui deve dare il massimo per mantenere la prima posizione che ha guadagnato con un errore mio e che mi ha dato la possibilità con un errore suo di poter recuperare. E quindi qui la sfida è ancora accesissima perché ci sono stati 3-4 giri in cui eravamo distaccati, in cui giravamo allo stesso passo, infatti lo stiamo vedendo. Ma ancora Fabio qua, sotto pressione, attenzione Fabris, che sarei io naturalmente ragazzi, ormai lo sapete. All'attacco, andiamo, altro staccatone, vediamo qui, chiude benissimo Fabio, impossibile per me per andare a cercare l'attacco frontale. Comunque la pista è molto veloce, ma come dicevo è difficile comunque proporre dei sorpassi. Forse un po' largo qui Fabio, concede qualcosa, il Fabris si avvicina, sente la possibilità di poter andare a sferrare l'attacco da qualche parte, ci sto ragionando su. Attenzione, faccio vedere negli specchietti, aumento la pressione per Fabio, non sbaglia nulla. Largo qui, giù, gas a martello. Qui aveva fatto l'errore nel giro precedente. La mia esperienza è che faccia la stessa cosa. Ma è perfetto, entra quasi di traverso. Mamma mia, Fabio, che pilota, ragazzi! Impossibile andare a impensierirlo. Mancano veramente pochissime curve. Una chicane, una doppia rivazza e poi il rettifilo dei box. Qui, benissimo. Riesco ad attaccarmi. Attenzione, vediamo se San Brembo alla rivazza potrà darmi una mano. Vediamo, Fabio si allarga, sa che lì mi deve tagliare la strada, dall'interno la vediamo, vediamo l'attacco forse alla rivazza qui, bello, lo staccatone anche di Fabio e non concede nulla, non concede nulla, attenzione, ultimi istanti palpitanti, Fabrizio però sono molto vicino, vediamo Fabio cerca di mantenere, mancano veramente pochissimi metri, attenzione mi allargo, vediamo se riesco a passarlo, siamo praticamente appaiati, vediamo chi è che l'avrà. Vinta e se non sbaglio ragazzi, sorpresona, eccolo qua. Vince io con ragazzi ben 34 millesimi di vantaggio. Incredibile ragazzi, 34 millesimi di vantaggio. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto e questa sintesi vi è stata di vostro gusto, non esitate a lasciare un commento, a mettere un pollice in su. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto. Ciao! Ah, e ricordate, iscrivetevi al canale.